Qualificazioni Euro 2020. Un saluto a tutti da parte di Piero Gibardo e benvenuti a questo match di campionato che vi racconterò col commento tecnico di Stefano Nava. Eccomi qua Pier, prontissimo come sempre, le due squadre sono già in campo e attendono solo il fischio del direttore di gara, ancora pochi istanti e si parte! Siamo pronti a vivere le emozioni degli azzurri, il match di oggi vede opposte Italia e Finlandia. Oltre ad ospitare abitualmente le gare interne di Roma e Lazio, l'Olimpico è stato teatro anche di gare casalinghe dell'Italia nel 6 nazioni di rugby e ogni anno ospita il Golden Gala di atletica leggera. D'estate poi spazi ai grandi concerti che attirano spesso e volentieri folle oceaniche. Si comincia con l'Italia che batte il calcio d'inizio. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. La scelta del tecnico per questa sfida è ricaduta sul 4-3-3. Tridente offensivo composto da due attaccanti schierati larghi sulle fasce e una punta centrale. Un classico. Questo è l'11 della squadra ospite. 4-4-2 è il modulo con cui si schierano in campo oggi, con uno dei due attaccanti che aggira le spalle. Jorginho! Respinge di pugno. Occhio al suo movimento. Ferranti! Tira il respinto dal difensore. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di puro istinto su questa conclusione da pochi passi. Può portarsi in vantaggio. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai. Capita di sbagliare, l'ha colpita però davvero male, eh? Pellegrini. Jorginho. C'è spazio per andare. Prova dalla distanza. E l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. 0-0 alla fine dei primi 45 minuti. Chiamo in causa Stefano Nava. Vorrei un giudizio sul primo tempo di Ciro Immobile. Ma direi una partita anonima la sua, dai. Ha combinato davvero poco là davanti. Se non si dà una svegliata all'allenatore potrebbe anche decidere di toglierlo. Comincia ora il secondo tempo. Buona l'idea qui. Attenzione a Immobile. Da lì può andare col cross. Chiesa! Jorginho. Pellegrini. Buona l'intuizione qui. Ha avuto il pallone per sbloccarla, ma l'ha sprecato malamente. Era più facile fare gol che sbagliare da quella posizione, davvero un errore imperdonabile. Attenzione, ed è calcio di rigore.
Rigore, l'arbitro indica il dischetto del calcio di rigore. Ma che intervento è questo? Il difensore è entrato davvero male su questo pallone per Luigi. Questo potrebbe anche costare la partita alla sua squadra. Ci sarà un cambio. E sbaglia il calcio di rigore, non va. Sì, vero, ma anche merito del portiere che ha effettuato una grande parata qui. Pucchi. Occhio alla botta. Hanno una chance su questo corner. Possono sfruttarla per portarsi in vantaggio. Devono sfruttare i calci piazzati. Non so quante altre occasioni avranno oggi. Con questa palla punta la porta. Florenzi. Traiettoria insidiosa, qui preferisce allungarla sulla traversa. In difficoltà Immobile, lontano parente del giocatore che conosciamo. Pucchi. Prova la botta. Nulla di fatto, dunque si resta sullo 0-0, ma che spavento per il portiere. Manca davvero poco, può essere una delle ultime speranze per gli azzurri che provano. Allontana di pugno il portiere. Insigne. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Potevano sbloccare. Partita che si chiude dunque sul risultato di parità. È un pareggio dunque e mi sembra che entrambe le squadre tutto sommato possano essere soddisfatte, Stefano. Sì, è stata una partita molto equilibrata. Il risultato di parità riflette quanto si è visto in campo. Stefano, vorrei un tuo giudizio sulla partita di Ciro Immobile. Prestazione incolore la sua, bravi i difensori a ingabbiarlo, a impedirgli di rendersi pericoloso. Non è sembrato nella sua giornata migliore. Anonimo, direi. Risultati della giornata.